a Toscana Parlamento la trasmissione di approfondimento sull'attività del Consiglio regionale di Italia 7. Apriamo con la vicenda delle concessioni e balneari. Varata una nuova legge che cambia quella di alcuni anni fa, ci sarà un eco indennizzo dopo le aste per chi eventualmente dovesse perdere la concessione stessa. Una maggioranza anomala ha varato i criteri di premialità ed equo indennizzo in materia di concessioni balneari. E questo è questo l'obiettivo dell'atto che va a modificare e attualizzare le disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, dando risposta ai 34 comuni costieri della regione. Si va così a riprendere l'equo per i gestori eventualmente esclusi dalle aste, indennizzo che sarà a carico delle gestore subentrante. La legge importante che dà un'opportunità straordinaria a tutti gli stabilimenti balneari di fare investimenti di poter avere delle concessioni per i prossimi 6 o 20 anni, dà un'opportunità di lavoro a chi già ha lavoro e nel contempo non pregiudica le opportunità per nuove persone o nuove imprese che vorranno gestire queste attività. Quindi un equilibrio, una normativa che la Toscana prova ad assumersi una responsabilità per fare del turismo della costa, del mare un grande investimento, creare opportunità e rendere il nostro turismo competitivo sempre nel contesto nazionale e internazionale. Non potevamo non avere un'interlocuzione positiva e, ripeto, responsabile anche in questa sede, in un quadro dove oggettivamente l'obiettivo è quello di cercare comunque, in un'ipotesi che noi speriamo subordinata, cioè, quella degli indennizi, e a fronte di un quadro difficile, di fronte alle tante pronunce del, delle corti che però saranno impugnate anche di fronte alla Corte Cassazione a sezione unite, e beh, non potevamo però non avere senso di responsabilità e dare un segnale positivo verso questa categoria importante. Quindi la Lega ha votato favorevolmente e ha portato a casa con soddisfazione ordini del giorno che sono stati votati all'unanimità. La proposta di legge è stata approvata con 30 voti favorevoli PD Italia Viva e Lega, 3 voti contrari Movimento 5 Stelle e Forza Italia e 6 astenuti Fratelli d'Italia e Gruppo Misto. Forza Italia è l'unica forza politica che il Consiglio regionale ha votato contro questa legge fatta dalla sinistra, che uccide un tessuto economico fondamentale per la nostra regione, per l'economia della Toscana, ma soprattutto anche per l'economia italiana. Questa legge affossa definitivamente gli stabilimenti balneari, introduce un elemento sul quale non possiamo noi. Non essere contrari, cioè l'indennizzo, ma quale indennizzo? L'indennizzo si, si dà a chi ha subito un incidente, a chi gli hanno bruciato la macchina, quindi tolgono il lavoro. Fare le aste significa togliere il lavoro. Ha un'intera economia, l'economia degli stabilimenti balneari, l'economia delle nostre infanze, l'economia di una comunità intera, gli stabilimenti balneari, famiglie che da anni gestiscono stabilimenti balneari, che hanno fatto investimenti, che ci hanno messo sacrificio, che curano la costa. Forza Italia è contraria alle aste, contraria alla Bolkestein, contraria agli indennizi. Certo, c'è un elemento che abbiamo chiesto di introdurre in quella legge, che è il valore aziendale. Ci hanno detto di no. Noi continueremo a batterci per gli stabilimenti balneari, che consideriamo un'infrastruttura fondamentale per il nostro Paese. La risorsa. Non è limitata, non è vero, lo dimostrano i dati, soltanto il 36% della costa italiana è occupata da stabilimenti balneari, il resto è costa libera. Ecco perché per Forza Italia è una battaglia di libertà, continueremo ancora a farla, continueremo in Parlamento, continueremo nel Parlamento europeo e qua continuerò a farla in Consiglio regionale dicendo no a questa legge che affossa l'economia toscana, fra l'altro incostituzionale è semplicemente crea confusione perché siamo convinti, come è successo in altre regioni, che questa legge sarà in impugnata dalla Corte Costituzionale, sarà bocciata e creerà ulteriore confusione. Dopo l'alluvione di fine ottobre-inizio novembre in Toscana la Commissione Regionale d'Inchiesta ha definito il programma dei lavori. C'è stata tra l'altro un'approvazione unanime da parte del Consiglio. La Commissione regionale d'inchiesta sugli eventi alluvionali in Toscana del 29 e 30 ottobre e del 2 4 novembre 2023 presieduta da Elisa Tozzi di Fratelli d'Italia ha definito il programma di attività dei lavori approvato con un voto unanime. La Commissione avvierà le consultazioni il 9 di settembre con l'audizione del Presidente della Regione Eugenio Gianni. L'obiettivo è sicuramente quello di arrivare a fare un lavoro quanto più condiviso possibile anche con un'unica relazione che però si muove attraverso diverse direttive. Eh, anzitutto diciamo, quella che è stata eh, la cronologia degli eventi, quindi ciò che è accaduto quella sera, partendo poi da tutto quello che è il sistema di allerta regionale per poi passare a quello che è oggi la situazione da un punto di vista diciamo, di infrastrutture, di interventi, di investimenti per quanto riguarda il rischio idrogeologico dei vari comuni coinvolti anche e poi tutto quello che riguarda eh, la parte diciamo, della gestione emergenziale vera e propria, quindi i Ristori, con il coinvolgimento anche dei comitati dei cittadini che si sono costituiti in diverse Parti della Toscana, pensiamo a Campi Bisenzio, ma non solo, perché credo che quell'interlocuzione sia davvero fondamentale. Oltre naturalmente al coinvolgimento della parte tecnica, della struttura regionale, perché ciò che vogliamo davvero ehm, verificare eh, e accertare, soprattutto lasciare poi anche a, a chi verrà dopo, è uno studio eh, attento su quella che è la situazione della Toscana per poter approntare i necessari interventi e far sì che in qualche modo quello che è successo, non dico si possa evitare, ma che perlomeno. Come dire, sia eh, oggetto di un attento monitoraggio per il futuro. Il Presidente ha rivestito diversi ruoli naturalmente in questa, in questa vicenda, perché naturalmente è a capo della struttura commissariale, ma è anche il Presidente della Regione Toscana, che non sono proprio le, le stesse cose. Naturalmente partiremo, come ho detto, da una ricostruzione dei fatti e cercheremo anche di approfondire il lavoro della struttura commissariale oggi, anche in relazione a quello che è stato fatto proprio nel momento diciamo, in cui si verificavano gli eventi. Lo dicevo prima, quindi tutta l'attività della, della gestione emergenziale nel senso di allerta, protezione civile, per poi capire oggi la struttura commissariale cosa sta facendo, anche il rapporto con le risorse che sono state messe a disposizione, sia dal governo sia dalla Regione. Io credo che se strumentalizzassimo questa vicenda non faremmo innanzitutto il nostro dovere, non espleteremmo il, il nostro incarico al meglio e non faremmo l'interesse dei cittadini. Strumentalizzare significherebbe semplicemente puntare il dito eh, e fare un uso politico della Commissione. L'ambizione, invece, è molto diversa, come dicevo prima: è fare un lavoro quanto più compiuto possibile, che poi possa costituire davvero un'eredità e un punto di partenza per ciò che eventualmente accerteremo eh, possa, possa essere mancato in questa Regione negli anni. Al momento il clima è un clima eh, costruttivo di ascolto reciproco e anche di possibilità di individuazione di obiettivi da raggiungere. Come maggioranza, insieme anche al eh, collega di Italia Viva Sguanci, sicuramente teniamo moltissimo al lavoro di questa commissione, e la riprova è che il piano di lavoro, il programma di lavoro è stato approvato all'unanimità. Tutti i gruppi hanno portato il loro contributo e noi ci teniamo a evidenziare come questa Commissione possa essere anche uno strumento fondamentale, ad esempio per richiamare il governo a fare quello che deve fare, a fare quello che era stato promesso, ovvero a mettere a disposizione anche i fondi assicurati, perché questo sarebbe un atto molto importante. Quindi sicuramente utilizzeremo la Commissione anche per esercitare questa forma di stimolo e di sollecitazione. Era disciplinata da una legge del 2005 la vicenda dell'energia che parla di accatastamento degli impianti di riscaldamento. Adesso c'è stata una modifica, qui l'organo legislativo si è espresso a maggioranza. Approvata a maggioranza la legge che modifica la 39 del 2005 in materia di energia per disciplinare l'accatastamento degli impianti di riscaldamento alimentati con biocombustibile solido con potenza nominale inferiori ai 10 kW. I voti a favore sono stati 21, PD e Italia Viva, quelli contrari 7, Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto e c'è stata anche un'astenzione, quella di Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia. La misura dell'accatastamento risponde all'esigenza della regione di formare un quadro conoscitivo di tali fonti emissive di polveri sottili. Il provvedimento dispone che l'accatestamento degli impianti non è più obbligatorio e di conseguenza non sono previste sanzioni amministrative. Ma è questa la condizione necessaria per poter accedere ai contributi regionali per la sostituzione degli impianti non ambientalmente performanti. Finalmente abbiamo licenziato la, la legge che prevede da parte dei possessori di caminetti che sono sotto i 10 kW eh, di denunciare il, il fatto di averlo. Eh, questo perché? Perché la regione toscana ha, in ottemperanza, anche delle norme nazionali, eh, deciso di mettere in atto un censimento, cioè noi vogliamo essere molto chiari con i cittadini. Il fatto di, eh, di autodenunciare insomma, il possesso eh, di un caminetto eh, non significa. A pagare qualcosa perché la procedura è completamente gratuita non, sono, non ci sono tasse non sono previste nessun tipo di tassazione serve solo per capire come una fonte che in alcuni territori della Toscana è particolarmente usata anche per riscaldarsi infatti ci sono moltissime abitazioni in cui il caminetto è l'unica fonte di eh, di, cioè di, di caldo in quell'abitazione. Quell eh, siccome in alcune zone, per esempio nella Lucchesia e in alcune zone del Pistoiese, si sono verificati degli sforamenti di PM10 che, hanno, eh, che ci hanno visto eh, fare un'infrazione da parte eh, dell'Europa per questo inquinamento, eh, però la regione non ha da nessuna parte un censimento di. Chi ha il caminetto e dove sono questi caminetti? Questo serve perché eh, vogliamo ancora di più migliorare le, eh, le politiche per l'area la, pulita. Quindi invitiamo eh, tutti a eh, rivolgersi al proprio comune, eh, che, grazie anche a un atto di indirizzo che abbiamo eh, approvato oggi. Sarà supportato da ANCI e da ARR per eh, creare dei punti di comunicazione e di informazione eh, per i cittadini, eh, vogliamo solo sapere dove sono e chi ha questi caminetti solo per poter mirare meglio le azioni eh, per, per l'ambiente nella nostra regione. Una battaglia vinta da parte di Fratelli d'Italia, come ricorderete, lo scorso anno la Giunta presentò con due delibere un sistema eh, diverso di regolamentazione delle emissioni sulle PM10. Perché la Toscana, come altre regioni, è oggetto di una duplice sentenza della Corte europea per sforamento nelle emissioni delle PM10, e eh, dove, nella quale si eh, pensava a sanzioni nei confronti di tutti coloro che fossero stati possessori di impianti a biocombustibile, quindi anche i caminetti eh, senza, di, senza alcuna distinzione, con sanzioni anche piuttosto pesanti e con controlli eh, che venivano scaricati sui comuni. Noi eh, ci mettevamo di traverso, non ci andava bene, in effetti anche il Partito Democratico ci ha ripensato, la Giunta ha preso tempo, la scadenza per l'accatastamento e l'autocertificazione dei nuovi impianti è ora al 31 di luglio 2024, ma nel frattempo è stato diviso le categorie. Gli impianti sopra i 10 kW hanno l'obbligo di eh, accatastamento e se non lo fanno i proprietari saranno oggetto di sanzioni dopo le verifiche fatte dall'Agenzia Recupero Risorse della Regione. Gli impianti sotto i 10 kW e quindi la maggior parte dei caminetti e dei piccoli sistemi interni alle abitazioni non sono più eh, soggetti all'accatastamento ma basterà. Una semplice autodichiarazione senza comunque nessun tipo di sanzione. Abbiamo ribadito, votando no alla legge, l'importanza di dar luogo prima a una verifica, a un aggiornamento del piano dell'aria regionale e solo dopo potremo avere un contesto realistico di quello che è il quadro dei caminetti, perché che siano solamente i caminetti a determinare eh, larga parte dell'inquinamento della piano rocchese, sinceramente facciamo difficoltà a pensarlo. Su questa norma è stato straordinario il lavoro del sottoscritto, del Partito Italia Viva, grazie a noi non ci sono più sanzioni, grazie a noi è soltanto un elemento informativo, corretto, doveroso, conoscere la presenza dei caminetti nelle abitazioni, ma non ci saranno delle sanzioni, ci sarà un'attività informativa, conoscitiva, ci sarà l'agenzia regionale che darà supporto e sostegno insieme ai comuni a tutti i cittadini, si è allentata... E di molto una direttiva comunitaria che era molto stringente, l'impianto originario della legge era molto tassativo, oggi la normativa è positiva perché di fatto non ci sono tasse, non ci sono sanzioni. È un elemento di conoscenza opportuno per cercare di abbinare la presenza dei camini nelle case a quelle delle caldaie. Ci sarà la possibilità di fare questa comunicazione per mail, per numero di telefono, non c'è una scadenza, quindi con calma verrà fatta. E questo grazie al lavoro che ha fatto Italia Viva, il sottoscritto, che vedeva nella prima fase di questa legge una legge troppo rigida, troppo tassativa e che sarebbe stata avvessatoria nei confronti dei cittadini toscani. Infine, nella legge vengono indicati casi di esclusione dell'accatastamento. È tutto per quello che riguarda l'edizione di oggi di Toscana Parlamento. Vi ringrazio per averci seguito. L'appuntamento, come di consueto, va alla prossima settimana. Buon proseguimento.